a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirin in questo nuovissimo e non sono sicura, forse, non forse, probabilmente ragazzi, ultimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like ai video è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, se non dovesse essere l'ultimo. In ogni caso ragazzi, anche se dovesse essere il finale di serie, mi raccomando di sostenere con un bel mi piace questo episodio. E visto ragazzi che avete apprezzato così tanto la serie su questo gioco, spolliciate, mi raccomando, vediamo se riusciamo a raggiungere questa volta i 50 like. E grazie come sempre a tutti per il supporto. E quindi, signore e signori, eccoci qua di ritorno. Dopo che la volta scorsa, sì, abbiamo scoperto, insomma, delle nuove cose. Abbiamo scoperto che sì, purtroppo, effettivamente, Mari si è tolta la vita. Abbiamo avuto la possibilità di guardare per l'ultima volta l'album di foto. Qualcuno di voi mi ha specificato che effettivamente magari avrei potuto dare un'occhiatina alla descrizione di ogni foto. In effetti a me, ragazzi, non è venuto in mente, vi dirò con sincerità. In ogni caso penso che questo adesso sia il minore dei problemi, perché qualcun altro di voi mi ha scritto che d'ora in avanti ragazzi sarebbe stata una escalation praticamente di emozioni, e anche perché appunto siamo vicinissimi a scoprire la vera verità, scusate il gioco di parole, riguardo tutto quello che è successo. Perché è vero, abbiamo scoperto che Mari si è suicidata, ma non sappiamo il perché. Secondo me ragazzi ho fiutato qualcosa di strano. Molto probabile che comunque Robin effettivamente sappia la verità, sappia qualcosa di terribile riguardo Basil, che si è comportato sempre in maniera estremamente strana con noi. Io ho cercato di prepararmi psicologicamente a, insomma, a questo momento, ma vi dirò che comunque secondo me non si è mai abbastanza pronti per vivere certe cose nei giochi e per ritrovarsi faccia a faccia appunto con quella che è la dura realtà. E l'ultima volta ci siamo salutati esattamente qua, proprio a un passo da Basil, quindi faccio un bel respiro profondo ragazzi e cerco di essere pronta a quello che potremo vedere, anche se probabilmente non me lo aspetterei mai, quindi sarà comunque una bella batosta. Quindi Robin, finalmente sei qui, finalmente, vedremo. Ho sempre sognato che saresti tornato per me, ma forse oramai è tardi. Sarà difficile accettare la verità di quel giorno. Quando la vedrai, dovrai essere forte. E se puoi, ti prego di perdonarmi. Quindi ha fatto lui qualcosa di veramente grave, ragazzi. Abbiamo preso l'album di foto di Basil. Siete pronti ragazzi? Perché io no. Vi stringo virtualmente le mani. Abbracciamoci tantissimo perché è arrivato il momento. Ah, è il nostro salotto? Oh mio Dio, che cazzo è successo qua dentro? Cos'è successo qua dentro? Cosa sono ste figure? La mamma di Robin e Mari. La mia sola figlia non c'è più. E tu sei il mio unico figlio. Non posso perdere anche te. Ok. Questa è una foto di Basil a uno specchio. E perché ha quello sguardo?
vero, noi avevamo trovato queste altre foto tipo, ragazzi, strane. E quest'album che cacchio di album è? What the fuck? Questa di Basil va qui. Ma che vuol dire? Ma che cavolo, quindi devo trovare tutte queste altre foto strane? Non so tanto cosa pensare, ragazzi, vi dico sinceramente. Questa va qui. Ok. What? Quello che cos'è? Che diamine. Ok, pure la madre è sparita. Il televisore emana un'inquietante luce rossa. Te ne senti stranamente attratto. Non mi piace per niente. Oh shit. What? Non possiamo andare di qua, ragazzi. Oltre non ci fa andare. Immagino di dover seguire l'ombra, quella roba strana. Ma che cavolo. Vedi 3 bambini e un toast. Vedi 4 bambini che parlano a una statua gigante. Vedi 4 bambini che giocano nella foresta. 4 bambini alla guida di un carrello minerario. What the fuck? 4 bambini che salgono su una scala verso lo spazio. Queste sono le cose che ha fatto lui nel mondo dei sogni con i suoi amici. Vedi 5 bambini che fanno un picnic. Vedi 4 bambini su un ascensore. Vedi 4 bambini che parlano con una balena che era Humphrey. Ma cosa sono queste figure nei letti? Respira regolarmente. Ma che cavolo è, ragazzi? Ma che vuol dire? Ovviamente immagino che dirà la stessa cosa di chiunque. C'era una foto qua nell'altro letto, ragazzi. Comunque sì, dice lo stesso di tutti. E quella figura? Chi è? Va qui. Poi questi altri letti sono vuoti. Scusate il silenzio, ma sono... quei capelli neri, ma è Mari? È Mari questa figura? E quell'altra persona che sta vicino a lei? Ok. Ora come ora ho veramente paura, ragazzi, di andare avanti, perché sta diventando tutto così dannatamente inquietante, ovviamente, e di qua non c'è altra via d'uscita, quindi che devo fare? Tornare indietro? La porta è chiusa, non c'è modo di uscire di qua. Ah, c'è un'altra foto qua, non l'avevo vista. Non sto capendo ste foto, cioè non riesco a inquadrare i soggetti, cioè, e che cavolo vogliono dire? Qua c'è del sangue. Questa persona non sta respirando. Oh mio Dio, che è? Questa di regola dovrebbe rappresentare casa nostra, perlomeno il piano di sopra, questa scala infinita. E sta roba in fondo alla scala che non so cosa diavolo sia. Un'altra foto. Aspettate, possiamo entrare nelle camere? Non credo, ragazzi, che ci faranno entrare nelle altre camere, ma ci proverò comunque. No. Tutte le porte sono chiuse. Raccogliamo anche questa foto. Ragazzi, non capisco. Cioè, non... sono troppo strane queste foto. Non si capisce. Che è? Cioè, sono 2 figure. What the fuck? Un'altra foto. Ma è Robin? È Robin sulla scala?
Perché non me l'ha fatta mettere questa nell'album? E questo è un corpo? No? In fondo alla scala, ma che è? Il corpo di Mari? What the fuck? Non capisco se è Robin, sembra Robin. Ma queste ultime foto non me le ha fatte mettere. Questa persona non sta respirando. Ma è Mari? E Basil? Robin, non temere. Andrà tutto bene. E andrà tutto bene un par de palle, zio. Perché è tutto assurdo. Il calendario di Mari, oggi è il giorno del concerto. E lei è a letto e dice che non sta respirando. What the fuck? Ma che cavolo vuol dire? Questo cos'è? Questo posto cosa dovrebbe essere? Di qua c'è una foto. Ah, posso passare oltre, basta. Ma è Robin? Sembra che stia trascinando qualcosa. Quelle sono le scale. Prima avevamo visto che in fondo alle scale c'era un cadavere che sembrava quello di Mari. Oh! Che cazzo? What the fuck? Ma quello è il corpo di Mari. Ma che mi state a dire? Ah, un'altra volta, oddio. Che mi state a dire? Sono tornata di qua. Ma a parte che, ripeto, queste ultime foto non me le ha fatte mettere in ordine nell'album. Perché? Qualcosa ti impedisce di avvicinarti. Che cavolo. Ah, devo trovare le altre forse. Qua intorno, perché qua sopra ce n'è un'altra. Anzi, altre. Provo a descrivere quello che vedo. Vedo due mani in primo piano, ovviamente. Mi chiedo se siano di Basil, perché quello là in fondo, inginocchiato accanto al letto, sembra Robin. E nel letto sembra esserci un corpo, perché c'è il braccio abbandonato. Ma che cavolo è? Senza di... Perché sta mano pure gli stanno a mancare le dita? Questo è il corpo di Mari, è Mari! Che mi state a di? No, 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 regà. Di che stiamo parlando? Il violino spaccato è di Robin. Lui suonava il violino. Ma che cavolo vuol dire? Questi sono strumenti. Un'arpa, la tromba. Ma che cavolo vuol dire? Lui è tutto mezzo distrutto, ma che cazzo è? Ok, in cima alle scale. Mari e Robin. In cima alle scale. Quando il cadavere era in fondo alle scale. Che ha fatto Robin? Che cosa ha fatto Robin? C'entra anche Robin, allora. C'entra anche Robin, allora.
Raga, io non ce la posso fare. Vuoi avvitare la lampadina? Va bene. Ma che cavolo? È lui. È Robin. Perché gli occhi satanici? A questo punto non so se la voglio più prendere. Cioè l'ha spinta lui. Ma che cavolo. Io... Cioè, se veramente è così, sono troppo sconvolta per dire qualsiasi cosa, ragazzi. Quindi scusate il mio attuale silenzio, ma non so come spiegarmi tutto ciò. Non si capisce. Poi tra l'altro, ovviamente dalle foto, se è stato un incidente o cosa diavolo sia successo. Non si capisce, ovviamente. E hanno simulato il suo suicidio. Basil l'ha aiutato. Ma è stato Robin. Ecco perché. Non voleva forse più avere a che fare con gli altri, perché comunque gli altri, non sapendo nulla di questa storia, hanno continuato a comportarsi, cioè perlomeno adesso hanno continuato a comportarsi in maniera gentile con loro. E mi chiedo se Robin abbia una qualche sorta di senso di colpa. Basil evidentemente si è fatto divorare, ragazzi, da questa cosa. Robin si è rinchiuso in casa, ma mi chiedo se anche lui si sia fatto divorare da tutto ciò. L'ha spinta dalle scale. Lei è morta per la caduta. E loro, non sapendo cosa fare, l'hanno appesa all'albero fingendo che lei si fosse suicidata. Io sono sconvolta, ragazzi, penso che sia l'aggettivo giusto. Sono sconvolta, quindi lei non si è suicidata. È lungo sto cammino, eh?
Questa era la sua paura più grande, non la paura, forse non tanto la paura di quello che ha fatto, ma cioè, no, la paura sì, di quello che ha fatto, della menzogna che ci ha creato intorno. Ecco perché l'ultima paura che abbiamo affrontato era il cadavere di Mari appeso, perché è consapevole che ce l'hanno appeso loro. Che tutti quanti credono che lei si sia tolta la vita. Cioè, ci dovrà essere un, non lo so, una spiegazione di qualche sorta, perché Basil era lì, tra l'altro. Devo dare il dettaglio che è nell'ombra che si vede che c'è qualcosa di appeso. Certi dettagli, regà. Sì, Basil l'ha aiutato, questo è Basil che la trascina, cioè che la porta dalle gambe. L'hanno riportata a letto. Ecco perché prima c'è scritto che questa persona non sta respirando, era Mary perché l'hanno riportata nel letto. Basil forse si stava facendo venire già i suoi primi sensi di colpa. L'invasione di campo! E mo sto registrando. Scusa! No, Cippi, non possiamo. Ciao amore, scusa. Si guarda già le mani, dice cosa ho fatto. Quindi lì Basil forse gli ha dato uno scossone, l'ha preso e gli ha detto: Robin, non possiamo stare qui col corpo di tua sorella dopo che l'hai uccisa, dobbiamo fare qualcosa. E quindi la trascinano di nuovo giù. E qui vabbè, sì, era il giardino. Ha il ramo incriminato, evidentemente, sì. È nella cassa dei giochi. Forse la corda, questa corda? Cosa rappresentava quella figura? Aveva un occhio solo, lui ovviamente si sentiva, cioè penso sia una sorta di metafora pure quella, ma era, cioè la figura della testa di Mari ovviamente con i capelli lunghi e neri, quindi ha, diciamo, personificato solo questa figura perché nella testa ovviamente ci sono gli occhi. Quella figura ne aveva solo uno, ma stavo ovviamente a rappresentare il fatto che lui sentiva perseguitato da questa cosa, cioè come se appunto fosse perseguitato dall'idea che Mari fosse consapevole in effetti comunque anche dopo la morte di cosa fosse successo.
Io avevo già capito qualcosa, nel senso, ragazzi, che mi era sembrato strano l'atteggiamento di Robin nel momento in cui stavano lì a parlare con Aubrey, eccetera. Ve l'ho detto la volta scorsa. Lui è indietreggiato, ha avuto un atteggiamento strano, quindi già questa cosa mi ha puzzato, ma non mi sarei mai, mai, mai immaginata che Robin c'entrasse qualcosa con la morte di Mari. Pensavo sapesse qualcosa riguardo Basil e la morte di Mari, ma non pensavo che ne fosse lui l'artefice, ragazzi. È sconvolgente. Andiamo da Basil. Vuoi salvare Basil? Bisogna vedere se ci permette di salvarlo, perché quando ci abbiamo provato nel mondo dei sogni lui l'ha ammazzato. Sì, diciamo di sì. Vediamo cosa accade adesso. Basil. Ah, Robin, sei tu. Sono felice che tu sia qui. Sono felice di vederti. È con te da quel giorno, il giorno in cui Mary è morta. Quando Mari è caduta, tu... Ovviamente per lui è inaccettabile l'idea che sia stato Robin a spingere. Non puoi essere stato tu. È stato quel qualcosa dietro di te, vero? Tu sei una brava persona, Robin. Lo so che sei una brava persona. Una brava persona non farebbe mai una cosa simile. Quindi dopo tutto questo tempo, appunto, lui ha continuato a ripetersi il fatto che era impossibile che fosse stato Robin a spingerla. Il punto è che la cosa è evidente, ragazzi. Ovviamente è stato Robin a farlo. Il punto è, vorrei sapere perché, dopo tutto questo tempo, sei finalmente tornato da me. Ma domani andrai via. Come puoi farmi questo? Sei crudele, Robin. Sei crudele. Ah, c'è qualcosa tutto intorno a noi ora. Riesci a vederlo, Robin? Non c'è più una via di fuga, vero? Ma di che parli? Dove pensi di andare? Smettila di cercare di abbandonarmi. Smettila, 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 smettila! Io non voglio restare di nuovo solo. Non puoi abbandonarmi ancora. No, tu non potresti mai abbandonarmi. Non è da te, Robin. Non è da lui, lo ha già fatto per tutto questo tempo. La colpa è di nuovo di quel qualcosa dietro di te, vero?
Ah, eccolo di nuovo. Lo vedi? Stai lontano da Robin. Nonostante tutto lo vuole salvare. Ma che diamine. Ti proteggerò a ogni costo, Robin. Puoi contare su di me. Quando qualcosa ha ucciso Mari. Quando qualcosa ha rovinato tutte le mie foto. Perché ci ricordiamo che Aubrey aveva detto che le foto erano scarabocchiate. Non ho detto nulla. Per timore che pensassero fossi stato tu, Robin. È stato Robin a scarabocchiare le foto. Ma perché? Robin non farebbe mai una cosa simile. Non preoccuparti, Robin. Ti salverò di nuovo. C'è qualcosa dietro di te. E lo eliminerò una volta per tutte. Robin, non avere paura. Ho paura anche io, ma è meglio così. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Ma che diamine, ragazzi, ma che diamine. Mi fate colpire Basil. Ma perché vuoi scappare? Aspettate, proviamo. Io non so, ragazzi, veramente cosa stia succedendo, cioè come interpretare tutto questo. Provi a calmarti, ma i tuoi polmoni cercano aria disperatamente. Vuoi scappare? Possiamo scappare? No, no, comunque non possiamo scappare. Robin. Non c'è un modo per uscirne, vero? Non ce la fa. Provi a concentrarti, ma la nausea la meglio su di te. Non ce la fa. Stavolta mi sa che non ce la può fare. Dimmi, Robin. Mi sto comportando da egoista? Provi a resistere, ma non riesci a reggerti in piedi. Non c'è niente da fare, ragazzi. Non c'è niente da fare. Robin. Mi detesti? Ma perché? Perché? Stavolta Robin non ce la fa. Ti prego, basta. E non mi dire che, regà, cioè, che questo magari nella sua mente e lui adesso sta facendo qualcosa di veramente brutto a Basil. Cioè, io... Smettila di opporti, Robin. Sono così stanco. Everything is going to... Non ho letto cosa c'era scritto. To be okay. Everything is going to be okay. Stress è al limite, ragazzi, è al limite. Ma non possiamo scappare, non possiamo far più niente. Oddio, ragazzi, oddio. Oddio. No, secondo me sta succedendo... No, qualcosa di troppo brutto, regà. Non ce la posso fare. Ma perché sti incontro finale? Cioè, alla fine... Cioè, dovremmo sapere come sono andate veramente le cose. Perché Basil era lì quando Robin ha spinto Mari? Perché Robin ha spinto Mari dalle scale? Perché? Perché?
Perché non ti fermi? Insopportabile, ragazzi. Oddio. Oddio, che è successo? Siamo qua. Il gattino. Piccoletto. Vieni qua. Ma what the hell? Che cavolo sta succedendo? Questo è il nostro quartiere. Ma che cazzo sarà successo? Ma perché non ce lo dicono? Cos'è successo davvero tra Basil e Robin? Perché la sirena? Perché? Ciao Robin. Sei riuscito a tornare a casa? Non so se te l'ho mai detto chiaramente, ma... mi dispiace per tutti i guai che ti ho causato. Che guai? Quando ti ho dato il mio album di foto, ci tenevo davvero che lo avessi tu. Ma per qualche motivo, quando cerco di aiutarti, finisco sempre per essere un peso per te. Ma non è vero! Come quella volta. Tutto il dolore che abbiamo provato, il senso di colpa nei nostri cuori. Anche se uno cerca di tenere tutto dentro, alla fine, in qualche modo, esce fuori. Vorrei dirti che andrà tutto bene, che non abbiamo scelta se non continuare così. Ma dipende da te. Aubrey, Kelly e Hiro sono buoni amici. Devi credere che sapranno perdonarci. È difficile crederlo davvero, ma le foto nel nostro album non sono semplici fotografie. Sono ricordi reali. I nostri ricordi. La prova della nostra amicizia. Abbi cura di queste foto. E ricorda cos'è che vuoi proteggere. Mi dispiace. Ecco che ti ho lasciato un nuovo peso da portare. La strada per il futuro si aprirà presto, ma solo tu potrai decidere cosa fare alla fine. Non che conti molto, ma sono dalla tua parte. Insieme nuovi ricordi, va bene? È tutto troppo strano anche adesso. Che cazzo significa tutto ciò? E nella cassa dei giochi. È strano, perché comunque non so se questo è il mondo reale, ragazzi, perché la casa era vuota.
La casa era vuota, ragazzi. Quindi era bellissimo guardare qui i cartoni del sabato mattina. Composizione florale della mamma. Lei e Mari prendono lezioni di Ikebana. A volte mi trascinano con loro. Libri collezionati negli anni da mamma e papà non fanno altro che accumulare polvere. Di qua c'è la stanza col piano. Robin, oramai è il momento. Ti sono successe tante cose negli ultimi giorni. Devi essere stanco. Facciamo tutti degli sbagli. Ed è molto tempo che stai scappando da questo. A volte è dura farsi carico dei propri errori, ma alla fine devi riuscire a perdonarti, intesi? Ce la puoi fare, Robin. Ti sei impegnato tanto per arrivare fino a qui. Ora è rimasta una sola cosa da fare. Sappi che veglierò sempre su di te, capito? Fino a quando ti ricorderai di me, sarò al tuo fianco. Cioè, se veramente ha ucciso volontariamente sua sorella, deve riuscire a perdonarsi. È tutto troppo strano, ragazzi. Dov'è la cassa dei giochi, tra l'altro? Perché qua in camera non c'è. Ovviamente non è qui in bagno. E non è qui. Perché questa è la camera dei genitori, ovviamente la cassa dei giochi non può essere di qua. Proviamo quest'altra porta. La lampadina. Ecco perché c'era nel mondo dei sogni. Era un punto di riferimento direttamente collegato a questa, ragazzi. Apriamola. Hai trovato un violino. L'ha colpita col violino. Ciocche di lunghi capelli neri sono aggrovigliate alle corde. Hai trovato uno spartito. La carta è lacera e sporca di sangue, ma è ancora leggibile. Se torniamo di qua, ci sarà ancora Mari, né lei né il micio. Che dobbiamo fare? Dobbiamo uscire? Io non so voi ragazzi, ma faccio ancora fatica a crederci, vi giuro. What the fuck? Dobbiamo andare di là, ma di qua. Questa strada? Questo tempo? Dove siamo?
Ragazzi, probabilmente questo video durerà un pochettino di più, ma ormai comunque siamo alla fine. Direi che non è il caso di fermarsi adesso. Sì, è proprio la carta che mi serviva. Accidenti, la mia mano promette male. Non dirlo a voce alta, Kelly. In questi momenti serve una faccia da poker. Ah, quando sei arrivata alle mie spalle, Mari? Sono appena arrivata, sciocchino. Guardate, ho portato biscotti per tutti. E Basil che scatta la foto. Basil, stai scattando una foto? Oh sì, Ma insomma, non scattarmi foto mentre sono messo così male. Non essere così tragico, Kel, è solo una partita a carte. Un'altra foto? Cosa c'è di così divertente? Ci stai nascondendo qualcosa, Basil? Non temere, lo scoprirei presto. Aveva già pensato evidentemente di fare l'album di foto. Più che altro, ragazzi, non posso interrompere anche perché non ci sono salvataggi, quindi non so cosa potrei fare. I biscotti di Mari sono il massimo, vero Robin? Oh, Hiro, non esagerare, lo sai che i tuoi biscotti sono molto più buoni. Ehi, è questione di gusti, i tuoi biscotti Mari sono decisamente fatti con più amore. Non smetterei mai di mangiarli. Oh, dai, Hiro, piantala, mi metti in imbarazzo. Che dolci. Ma se usciamo direttamente... Aspetta, vuoi davvero andare? Minchia, me lo chiede come se fosse l'ultima cosa che faccio in vita mia. Guardi la mano di Basil. Ha un jack e un asso. Shh, non dirlo a nessuno, va bene? Obri. Guardi la mano di Obri. Ha un 2, un 5 e un 10. Tu cosa ne dici, Robin? Cosa dovrei fare? Devo prendere una decisione. Direi che le carte di Obri fanno abbastanza cagare. La mano di Kel ha un 4, un 6 e un 6. Non guardare, Robin. È davvero terribile. Perderò io, vero? Ok ragazzi, direi di andare. Che fanno adesso? Ci fanno rivivere tutti quanti i ricordi? Hai ricordato il profumo dei biscotti appena sfornati. Sapere che erano fatti a mano da Mari rendeva il profumo ancora più delizioso. Una parte del violino si è riparata. Quindi che faccio adesso? Mi ricollego ai bei ricordi per cercare di perdonarmi? A maggior ragione ricordando ste cose forse si dovrebbe sentire in colpa. Scusate, ma provo a vederla dal mio punto di vista, ragazzi. Boh, sono... forse troppo sconvolta per pensare lucidamente, non lo so. Mi spiaggia. Ecco fatto, l'anguria è tagliata. Forza, prendete tutti una fetta. Evviva, grazie Hiro. Guarda che giovane hai tante, un adone. Ehi, dai Mari, non adesso. Wow, nulla di meglio di un'anguria fresca in un giorno d'estate. Ehi, non scattarmi foto mentre mangio, Basil. Perdonami, Aubrey, è che eri così carina. Te la faccio vedere non appena è pronta. Beh, va bene allora, mi fido di te, Basil. Attenzione ragazzi, aspettate. Allora, qua c'è un cestino da picnic. Probabilmente alla fine ormai manca veramente molto poco, ragazzi. Però magari appunto, visto che ci hanno dato la possibilità di salvare adesso, direi ragazzi di fermarci qua e di concludere quindi ufficialmente questa serie nel prossimo episodio. E anche se dovesse durare meno, ragazzi, così almeno facciamo un attimo di stacco, perché sennò veramente questo video durerebbe davvero troppo. E io non lo so ragazzi, cioè sto cercando un attimino di riordinare i miei pensieri, ma troppo sconvolta, sono troppo sconvolta da tutto. La verità era veramente terribile quanto dicevano e dicevate, perché abbiamo scoperto che è stato Robin ed è stato volontario, ragazzi. Basil ha cercato fino all'ultimo di ripetersi che non era possibile che lo avesse fatto, ma lo ha fatto volontariamente perché ha usato il violino evidentemente per colpirla. E quindi dobbiamo solo adesso probabilmente scoprire perché, il motivo, o non lo so se lo spiegheranno davvero oppure no. Io spero da un lato di sì, perché restare col dubbio, ragazzi, penso che sarebbe veramente ancora più devastante, ancora peggio. Non lo so, si sarà trattato di gelosia, ma mi sembra strano, mi sembra assurdo comunque. Chissà, chissà. E il fatto comunque che Basil appunto, ragazzi, gli abbia dato una mano
è comunque grave. Ovviamente è grave, bisognerebbe capire se è stato Robin a convincerlo ad aiutarlo o se lui, probabilmente mosso da un sentimento nei confronti di Robin, si è detto gli do una mano. Così comunque copriamo questa brutta faccenda, anche perché non è possibile che sia stato lui. Ha continuato a incolpare quel qualcosa, ma sto qualcosa c'era già da prima? Cioè, in che modo ha influenzato i pensieri di Robin? Vedete ragazzi, cioè mi sorgono 3 miliardi di domande a cui non posso dare risposta attualmente, e quindi resterò con questi dubbi fino alla prossima volta, fino al prossimo episodio. Quindi probabilmente ragazzi poi me lo confermerete voi qua sotto in commento, insieme al resto dei pensieri che avete anche voi riguardo tutto ciò che abbiamo visto. Ragazzi, ovviamente mi farete sapere se effettivamente il prossimo sarà l'ultimo episodio, ma sono quasi sicura di sì. Quindi questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.